Fanciulle, benvenute in un nuovo video. Chi mi segue su IG sa già di cosa parlerà questo video perché ve l'ho già anticipato. Mi ricollego al video agenda di casa che ho pubblicato qualche giorno fa, ovvero la mia agenda dell'organizzazione di casa, e oggi andremo a parlare un po' più nello specifico di come affrontare, visto che oggi è il 1° di dicembre, come andremo ad affrontare questi 25 giorni prima di arrivare a Natale senza stress, che è la cosa principale. Allora, cerchiamo di arrivare a Natale senza stress. La prima cosa che io inizio a fare a fine novembre è stanziare un budget. So che per quell'anno ho quel budget e quel budget mi andrà a coprire il pranzo di Natale se ho gente a casa a Natale, a me non succede perché sono sempre invitata, sono fortunata, il cenone di Capodanno e i regali di Natale e i regali dell'Epifania. Quindi io so che con quel budget devo arrivare all'Epifania e quindi cerco di non sforarlo. La prima cosa che faccio, di cui vi avevo già parlato appunto nello scorso video, è la lista dei regali di Natale. Quella è una cosa che faccio tutti gli anni, cerco di non sforarla, so che il mio budget è quello, mi faccio la lista di tutti i regali che so che devo fare e con quella lista so che non devo superare il mio budget. Per quanto riguarda i regali, per quanto riguarda i regali, però, vi consiglio, io lo faccio ormai da diversi anni, di comprare sempre una bottiglia di vino, una scatola di cioccolatini, una scatola di biscotti, magari un po' più carina, un qualcosa in più per quel parente inaspettato che ti ritrovi a Natale, che magari ti porta il regalo e tu sei a mani vuote. Quindi un qualcosa di neutro che non sappiamo a chi andrà destinato, ma che purtroppo a Natale ci ritroviamo in casa o perché l'abbiamo incontrato o perché organizza l'aperitivo all'ultimo minuto o perché non si sa, io ho sempre da parte un qualcosa di neutro che veramente può essere una scatola di cioccolatini come una candela, ma che tengo lì che non si sa mai. Io ho sempre il non si sa mai. Poi, una volta che abbiamo pensato ai regali di Natale, quindi più o meno stanziato un budget, quindi se io so che il mio budget è quello, so che posso spendere 10 euro a persona, ad esempio per i conoscenti 10 euro, per i parenti 20 euro, uso delle cifre a caso perché poi ognuno nella sua famiglia sa qual è il suo budget, cercherò un regalo che sta in quel budget, tanto basta il pensiero, non bisogna sempre spendere delle cifre esorbitanti per fare dei regali. E quando cerco il regalo lo cerco con quel budget. Una volta che ho stanziato il mio budget, che è la prima cosa che faccio, e inizio a cercare i regali di Natale, non mi ritrovo al 24 a fare i regali di Natale. Credo che ci siano due categorie di persone: quelli che come me iniziano a fare i regali a novembre e quelli come mio marito che vanno a fare il regalo il 24, vanno a comprare nel negozio il 24. Ora, c'è da dire che mio marito pensa solo a fare il regalo a me perché a tutti i suoi parenti ci penso io, però lui va al 24. Ecco, io invece lo stress dell'ultimo giorno, non trovare quello che voglio, dover comprare per forza quella cosa perché non trovo l'altro, no, non fa per me. Mi crea stress e io, come penso voi possiate capire dai miei video, sono una persona abbastanza organizzata proprio perché voglio evitare lo stress. Una volta pensato ai regali, però, soprattutto magari noi donnine, dobbiamo iniziare anche a pensare alla casa. Ora, questo, è un canale principalmente di pulizie, quindi parliamo di pulizie. Come ho già anticipato, dicevo su Instagram, io, e come vi dicevo anche forse nello scorso video, io ogni anno faccio un planning da fine novembre a Natale per quanto riguarda le pulizie approfondite, perché per quanto io non abbia gente a casa il giorno di Natale, perché appunto sono invitata, ce l'avrò poi magari a Capodanno. Quindi le pulizie approfondite mi danno una sicurezza in più nell'arrivare a Natale senza stress. Quindi io vi racconto qual è il mio planning da qua a Natale e poi se vi va seguite i miei consigli. Allora, cosa ci serve? Potete, come me, stamparvi un foglio prestampato con la settimana. Potete
Potete utilizzare, io utilizzo un po' tutto in realtà, un'agenda, perché comunque nell'agenda io mi segno anche gli altri eventuali impegni che ho, non solo le pulizie, e poi un calendario alla mano. Col calendario alla mano, semplicemente un foglio e una penna, andiamo a tirare giù quello che è il nostro planning. Allora, io ho fatto il calcolo considerando che oggi è il 1° dicembre ed è mercoledì, quindi questa settimana andrò a fare, per quanto riguarda la mia casa, delle stanze che so che sono già abbastanza in ordine e hanno bisogno di meno tempo. Quindi questa settimana andrò a fare a fondo la camera da letto e la stanza, chiamiamola la camera dei bambini. Per quanto riguarda la camera da letto, parto dal presupposto che ho fatto un decluttering approfondito neanche 2 mesi fa, quindi ho svuotato l'armadio, pulito l'armadio, tolto quello che c'era da togliere, risistemato e l'armadio, come i cassetti, sono ancora in ordine, quindi non ho necessità oggi di andare a pulire dentro l'armadio. Ho sicuramente necessità invece di andare a pulire sotto il letto. Io ho il letto, come vi dicevo nello scorso video, non ho il contenitore ma ho i cassetti, quindi devo proprio per pulire bene bene, tolgo il materasso. Ebbene sì, quindi ho bisogno di Paolo. Tolgo il materasso, smonto tutti i cassetti, pulisco bene e poi risistemo tutto. E questa ovviamente non è una cosa che faccio tutti i giorni, ve lo posso assicurare, però va fatta e la faccio sempre, sicuramente prima di Natale, poi la faccio un mese sì, un mese no, tendenzialmente. Massimo possono passare sì appunto 2 mesi, non di più, perché comunque, anche se è tutto coperto sotto il letto, un po' di polvere ci va sempre. Quindi, quando io parlo di pulizie approfondite, quando parlo di pulizie approfondite, vuol dire che bisogna pulire tutto. Ripeto, non è una cosa che io faccio tutti i giorni, però ogni tanto bisogna chiudersi in quella stanza e io mi trovo bene col metodo lascia fuori il cellulare, gli impegni, sono in casa da sola e mi dedico a quella stanza, entro in quella stanza e non esco finché non ho finito. Poi ci rendiamo conto che se puliamo sul pulito non ci vuole neanche più tutto questo tempo. Però pulizie approfondite per me è lavare i vetri, la finestra, la clip, pulire sopra l'armadio, pulire dentro l'armadio, pulire sotto il letto, spostare la cassettiera, la sedia, la poltrona, quello che abbiamo in camera, pulire appunto sotto i mobili. Pulire tutto. Ora, c'è chi dice che lo fa praticamente, io vedo gente di video su YouTube o anche su Facebook di gente che pubblica video come pubblico io di pulizie motivazionali e sembra che queste cose le facciano tutti i giorni. Allora, io tanto di cappello se è vero, io che tutti i giorni spostate la scrivania, come si chiama, il comò, i comodini magari io non ce l'ho, ci sta che lo si sposta tutti i giorni. Che tutti i giorni pulite sopra l'armadio, che tutti i giorni pulite l'armadio, che io non è che ci credo tanto, come non credo a quelli che mi dicono io lavo le finestre un giorno sì, un giorno no. Cioè, tanto di cappello se lo fate, vi invidio tantissimo, io lavorando e avendo una casa comunque neanche troppo grossa e essendoci in due non riesco a farlo tutti i giorni, cioè io le finestre non le faccio tutti i giorni, le faccio una volta alla settimana e già mi sembra di fare un miracolo, però c'è gente che dice di farlo tutti i giorni, io la invidio. Quando parlo di pulizie approfondite, però parlo di tutto, quindi non dobbiamo tralasciare niente, né la porta, le maniglie, sopra, sotto, tutto. Fatto questo, chiudiamo la camera da letto. La camera da letto è fatta. La cosa grossa è fatta, ci ritroveremo poi, vedremo nel mio calendario. Adesso non mi ricordo, comunque tra il 20 e il 22 a dare solo una ripassata. Ovviamente da qua, oggi è il 1° dicembre, al 22 la polvere andrà fatta, non è che la facciamo oggi e non la facciamo più fino al 22, perché fortuna, cioè fortunate voi se non vi si crea polvere in 20 giorni, io la polvere la devo fare un giorno sì, un giorno no, perché mi si crea. Però le cose approfondite, cioè se stiamo 20 giorni senza lavare la finestra, non avremo i mostri, questo intendo. Quindi passiamo alla camera dei bimbi. La camera dei bimbi, mi soffermo un attimo, come ho fatto su Instagram, perché l'anno scorso che ho girato questi video su Instagram, quindi molto più brevi, ma sono stati seguiti sul mio canale personale.
Io non ho bimbi, ho una camera per i bimbi che è praticamente il nostro sgabuzzino dove teniamo di tutto e di più ed è una camera che sicuramente io la chiamo, noi la chiamiamo e l'avete visto nei miei video, la camera del casino perché c'è sempre la qualunque lì dentro. Per quanto riguarda la camera dei bimbi, bisogna secondo me approfondire, è la camera che ci porta via più tempo prima di Natale. Perché? Sappiamo che Babbo Natale comunque ci porterà dei giochi, Babbo Natale ci porterà dei vestiti. Quindi approfittiamo di questo periodo prenatalizio per fare un bel decluttering dei giochi. Quindi togliamo quei giochi che sono rotti, non ci possiamo più giocare, quei giochi che sono ormai datati, nel senso che sono per bambini piccoli e non stiamo più usando, regaliamoli ai nostri amici, a bambini che hanno più bisogno. Facciamo un bel decluttering. Disinfettiamo i giochi che ci sono rimasti, i portagioco, gli armadi, le ceste, dove poi andiamo a sistemare i nostri giochi. Teniamo uno spazio libero per i giochi che invece arriveranno con Babbo Natale. Stessa cosa per i vestiti. Avremo nell'armadio dei vestiti per i nostri bimbi che sono cresciuti e quindi non li mettiamo più. Liberiamocene. Questo magari l'abbiamo già fatto col decluttering del cambio di stagione, ma approfittiamo di questo periodo perché tanto sappiamo che poi Babbo Natale qualcosa ci porta e avremo bisogno di spazio. Quindi, secondo me, la stanza che ha più bisogno di decluttering, di pulizia e di ordine in questo periodo è proprio quella dei bimbi. Se seguite il mio planning, da qua al 5 di dicembre ci dedichiamo, dal 1 al 5 di dicembre ci dedichiamo alle due camere da letto. Una volta, io un consiglio che do sempre, quando io faccio sempre liste su liste su liste, è non mettere troppa carne al fuoco, cioè non facciamo un foglio pieno di cose da fare in questi 5 giorni, perché ricordiamoci che in questi 5 giorni non abbiamo solo le due camere da letto da fare, ma avremo comunque da cucinare, da fare la spesa, da fare le pulizie, quelle che facciamo quotidianamente. Però imponiamoci che entro domenica 5, facciamo a fondo queste due stanze. Ora, per me sono queste due stanze perché seguo questo planning, per voi magari saranno altre due stanze che per voi hanno più bisogno o ci vorrà più tempo, questo lo dovrete decidere voi. Seconda settimana di decluttering, pulizia, organizzazione, non so neanche come definirlo questo planning. Nella mia seconda settimana, che va dal 6 al 12, ho inserito il bagno e l'ingresso. Allora, come avete visto, il bagno io l'ho fatto a fondo settimana scorsa, quindi ho pulito sopra, sotto, ho pulito sopra e sotto l'armadio, ho pulito le piastrelle, non le andrò a fare più da qua a Natale, le rimando poi a gennaio. Una cosa che devo fare e verrà pubblicata a breve è invece l'interno dei mobili, quello lo devo ancora pubblicare e comunque anche questo è decluttering o comunque pulizia approfondita. Quindi andiamo a buttare tutte quelle creme, cremine, trucchi che non utilizziamo perché sono vecchi, perché ovviamente dobbiamo guardare, ricordiamoci sempre le date di scadenza dei prodotti anche per quanto riguarda il make-up. E andiamo a fare anche qua un bel decluttering perché magari qualcosa ci arriva per Natale. Andiamo a fare un po' di pulizie e facciamo una bella pulizia approfondita così che arriveremo il 23 che dovremo fare, come dico io sempre, la pulizia di dove passa il prete, quindi una passata ai sanitari, una passata al pavimento, ma il più è fatto perché l'interno dei mobili è pulito, le piastrelle ad esempio sono pulite, ci ritroviamo con poco. Anche in questo caso, come la camera da letto, non vuol dire che se il 6 puliamo a fondo il bagno, poi non lo puliamo più per 20 giorni, ci mancherebbe altro, ma abbiamo fatto il grosso, pulendo all'interno degli armadi e pulendo le piastrelle, abbiamo già fatto il grosso. Poi faremo ogni giorno, un giorno sì, un giorno no, in base ai vostri ritmi, i vostri. Poi faremo di giorno in giorno quello che c'è da fare, ovviamente. L'ingresso, io l'ingresso me lo sono segnato perché io con ingresso intendo ingresso e corridoio, perché anche qua io ho una libreria, quindi un paio di ogni 2 mesi più o meno tolgo tutti i libri, tolgo la polvere,
La carta crea polvere, quindi per me è fondamentale, non lo faccio appunto tutti i giorni, ma un mese sì, un mese no, tolgo tutti i libri, spolvero bene e risistemo tutto. Stessa cosa nell'ingresso, sposto il mobile che ho nell'ingresso, pulisco bene e quant'altro. Poi ognuno deve ovviamente fare il suo planning in base alla sua casa, ripeto. Terza settimana di dicembre. Per quanto mi riguarda, questa settimana che va dal 13 al 19 di dicembre, io ho segnato cucina e sgabuzzino. Tralasciando lo sgabuzzino che non so se c'è un video su YouTube, no, ma lo farò magari con l'anno nuovo. Comunque, lo sgabuzzino io lo svuoto, lo risistemo, lo metto a posto, etichetto, io ho delle scatole IKEA con le etichette, bagno, pulizia polvere, gatti, perché tengo le cose per i gatti e quant'altro. Comunque lo sgabuzzino lo svuoto e lo risistemo, ecco. Invece per quanto riguarda la cucina è un po' più lungo il processo perché io cosa faccio? Svuoto tutto, ovvero la per quanto riguarda la dispensa. Svuoto, anche qua faccio un po' di decluttering, nel senso che tengo a portata di mano, di vista, le cose che stanno per scadere, sistemo bene e cerco di non fare la spesa nell'ultima, in questa settimana, da qua a Natale, cerco di non fare più la spesa perché voglio far fuori le cose che ho in casa, anche perché poi tanto Natale, mangiamo tanto, abbiamo gli avanzi, poi arriva il cenone, poi abbiamo di nuovo gli avanzi, quindi io cerco sempre di non fare più la spesa, far fuori tutto quello che ho in dispensa, così come quello che ho in frigo e in freezer. Qua perché chi organizza il pranzo di Natale poi avrà bisogno di spazio, immagino, così io che organizzo il cenone solitamente di Capodanno ho bisogno di spazio, quindi ho bisogno di spazio in dispensa, così come nel frigo e nel freezer. Qua mi collego a un video che non è ancora uscito, uscirà nell'anno nuovo per quanto riguarda il risparmio. Se noi ogni tanto facciamo un decluttering, sì, di quello che abbiamo in dispensa andiamo anche a risparmiare, perché se evitiamo di nascondere prodotti in fondo alla dispensa che ce ne dimentichiamo e questi scadono, è un peccato e quindi si collega tutto anche al risparmio. Quindi io appunto svuoto tutto, pulisco l'interno dei mobili, pulisco gli esterni, faccio quindi a fondo tutti i mobili della cucina, le piastrelle. E pulisco bene il forno, il frigo, il freezer, la lavastoviglie e quindi mi ritrovo con una cucina comunque pulita. Poi da qua a Natale la rifarò, cioè che giorno è? Dal 13 al 24 la rifarò altre volte, però so che i mobili li ho lucidati, ci ho dato l'olio, non lo faccio più fino all'anno nuovo. Così come la dispensa l'ho sistemata per un po', è a posto. Questa terza settimana io la dedico anche all'organizzazione del Natale. Cosa significa? Che riprendo la mia checklist, faccio una checklist dei regali di Natale, controllo di aver ricevuto quelli che ho ordinato online, controllo di averli fatti tutti, impacchetto tutto e sono già pronta al Natale. Questo è quello che faccio una settimana prima di Natale, perché comunque poi c'è sempre il regalo dell'ultimo minuto che magari ti viene in mente e non è bello. Quindi siamo arrivati alla settimana di Natale in un battibaleno. In un battibaleno siamo al 20, che è lunedì, e poi il Natale cade di sabato, il 25 è sabato quest'anno. Quindi allora io consi non considero il 24, perché il 24 assolutamente non credo di fare nulla in casa se non appunto la ripassata, ma il 20, 21, 22, 23 io farei 20 e 21 mi dedico alla sala, per me è la stanza più grande, quindi è quella che ha bisogno un po' più di manutenzione, diciamo così, per quanto riguarda le pulizie, quindi io mi dedicherò bene alla sala. Anche qua ho bisogno di fare un po' di decluttering, un po' di pulizia nei cassetti perché non l'ho fatta a novembre, quindi assolutamente la devo fare. Per quanto riguarda appunto i mobili che ho in sala, ad esempio questi dischi, noi abbiamo questi dischi col giradischi. Questo è un lavoro che fa Paolo. Lui li prende tutti, li spolvera uno a uno, questo è un lavoro che fa lui, li prende, li spolvera tutti a uno e li risistema. Questa è una cosa che ad esempio noi facciamo
prima di Natale, poi basta, che poi non riesco più a incastrarlo, no, però un paio di volte l'anno lo fa, poi io ci spolvero sempre intorno, però anche in mezzo, diciamo, un po' di polvere ci va, quindi è una cosa che faccio fare a lui prima di Natale. E poi, sì, una bella pulizia della sala. A questo punto abbiamo più o meno 4 giorni prima di arrivare alla vigilia, ci dovremo occupare della spesa. Sempre un po' per quanto riguarda il risparmio, non mi. Io vabbè, faccio sempre confronto con Capodanno, non mi cerco di arrivare all'ultimo a fare la spesa, se posso, se sono prodotti surgelati, se sono prodotti a lunga conservazione, che ne so, le noccioline piuttosto che le patatine, le bibite, quant'altro, cerco sempre di comprarle in anticipo e sistemarle perché comunque sono quelle cose che poi ti porta via tempo, devi fare tutto di corsa, quindi è una cosa che non mi piace fare all'ultimo minuto. Quindi se avete già trovato delle offerte, avete, che ne so, cose da comprare e surgelare, ecco, questo io consiglio di farlo, iniziare già adesso, ecco, perché così tanto avremo anche una lista. Io devo farla, devo fare la lista del cenone di Capodanno, ad esempio, cosa fare, decidere il menù e fare la spesa. Ecco, questa cosa io la inserirei nella terza settimana per quanto riguarda chi fa il pranzo, cena di Natale, spesa, mentre io me la segno per la quarta settimana, spesa per Capodanno. Ovviamente non andrò a comprare le cose fresche, andrò a comprare quelle cose appunto a lunga conservazione che si mantengono, per non ritrovarci poi l'ultimo giorno a dover fare la spesa il 24, che credo che sia una cosa terribile anche perché non si trova poi più nulla. Quindi fare un menù più la spesa. Ok? Qua ci ritroviamo poi, quindi che siamo praticamente alla vigilia di Natale e basterà il 22, il 23, quando abbiamo un attimo di tempo, fare una bella rinfrescata, come dico io, dove passa il prete, quindi di tutta la casa, ma le pulizie approfondite le abbiamo già fatte, i regali li abbiamo già fatti, li abbiamo già impacchettati, la spesa, la parte più grossa è stata fatta, ci ritroviamo a comprare le ultime 2 cose e siamo arrivati a Natale senza stress. Voi come vi organizzate per arrivare a Natale? Io spero che questi consigli siano stati utili. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella perché YouTube ha sempre un po' di problemini. Comunque ogni tanto tornate a visitare il mio canale perché stanno uscendo video spesso ultimamente. Quindi vi consiglio di iscrivervi. Se vi va, seguitemi anche su Instagram perché anche lì do consigli magari un po' più veloci, video un po' più brevi. E ragazze, ci vediamo al prossimo video.